Antonio Amato. Abbiamo smarrito il ricordo dell'altra vita, nel peregrinare senza tregua da trincea a trincea. Quanto tempo è passato? Non sappiamo più, i giorni non si distinguono più. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti a questa conferenza stampa dal titolo Oltre la rottamazione. Io e Franco Marini iniziamo a dare subito segni di grande gioia. Come segnale? Esatto, subito come segnale. No, davvero, scherzi a parte, grazie a tutti voi per essere venuti. In apertura un ringraziamento non formale a chi ha lavorato all'organizzazione di questi eventi e quindi al comitato scientifico, in nome del contro il presidente anche Franco Marini e ovviamente al mio predecessore Giovanni Lendini che ha impostato il lavoro che oggi noi possiamo presentare qui. Questa conferenza stampa dà avvio alle celebrazioni del centenario della Grande Guerra. Come governo siamo convinti che sia fondamentale investire nel valore della memoria e siamo convinti che sia fondamentale ricordare ciò che ci ha permesso di diventare quello che siamo, cioè l'Italia. La Grande Guerra è un momento che ha unito per la prima volta l'Italia in un conflitto mondiale che è tragico, dobbiamo ricordarci perché non stiamo celebrando un qualcosa di positivo, perché quando si celebra una guerra non è mai qualcosa di positivo, ma siamo convinti che ricordare la nostra memoria sia fondamentale, a maggior ragione non credo come questo, per far sì che si possa costruire un futuro migliore, costruire un paese e un'Europa migliore. Mi piace sottolineare questo, un momento così importante del quale il nostro paese si sta apprestando a guidare il semestre europeo dal mese di luglio. Io lascio poi la parola al Presidente Marini che spiega e spiegherà tutti gli eventi, sottolineando solo quali sono le caratteristiche che dal 2014 fino al 2018 vogliamo portare avanti come Comitato per il Centenario della Grande Guerra. Nel primo anno, cioè il 2014, quello che oggi inauguriamo formalmente, ci vogliamo concentrare su quelli che sono una serie di eventi culturali di grandissima importanza. Uno su tutti il concerto del maestro Muti il 6 di luglio al Sacrario di Puglia, ma anche la mostra che oggi verrà inaugurata proprio qui alla presenza del Presidente della Repubblica, che ovviamente ringrazio per la vicinanza, e tutta una serie di altre attività culturali che comprendono anche il restauro di tanti sacrali spazi in giro per il nostro paese. Per il 2015 invece il lavoro ancora non è iniziato, riuniremo nuovamente il comitato scientifico perché per l'anno prossimo, che fra l'altro coincide con l'ingresso in guerra dell'Italia, vorremmo concentrare la nostra attenzione più su un valore didattico, portando nelle scuole non solo le opere e i lavori, voglio ricordare qui anche il film del maestro Olmi, portare nelle scuole il racconto di ciò che è stato e di ciò che era la Grande Guerra. Portare nelle scuole e lavorare insieme alle scuole, insieme agli insegnanti, insieme ai ragazzi, affinché la memoria non sia solo qualcosa che prima, magari qualche anno fa, dovevamo avere la fortuna
di ascoltare i racconti dei nostri nonni, e oggi gioco forza e il tempo non ce lo permette più, e lavorare invece in maniera didattica su questo. Vorremmo anche portare avanti una serie di eventi che sul territorio si devono trasformare in iniziative culturali di valorizzazione del territorio stesso, e per questo annuncio oggi una cabina di regia che mette insieme tutti quei comuni interessati nel nord Italia dall'evento della prima guerra mondiale, per far sì che si crei una struttura di lavoro che metta insieme non solo quei comuni che hanno sui loro territori sacrali o monumenti importanti della prima guerra mondiale, ma anche che si crei un percorso culturale e turistico, perché no, perché è giusto che questa occasione diventi anche un traino fondamentale per quello che è la ricezione turistica, e nel 2016-2017 poi sviluppare su questo doppio binario altre iniziative che ovviamente verranno seguite e programmate avanti dal Comitato Scientifico e dal Governo, perché, lo ripeto, è importante, come Governo siamo convinti che investire nella nostra storia, investire nella nostra memoria sia fondamentale. Lascio la parola al Presidente perché che vi illustrerà tutto il lavoro fatto dalla Commissione anche con il mio predecessore, ed eventualmente per le vostre domande o le tecnicalità che potranno esserci dopo, Andrea Mancinelli che potrà darci tutte le risposte del caso e tutte le precisazioni. Grazie ancora.